Ah, ma che fai stasera? Ti va di andare fuori, non so, a cena, una specie di ripasso, un tuffo nel passato, eh? Non lo abbiamo appena fatto. A Paffetto non piacciono gli uomini cattivi, vero? Paffetto. Gradirebbe un antipastino di mare, caro? No, gradirei un pezzo di ciambellone. Ciambellone. Gli ho già dato parecchi soldi. Non lo pagherò finché non avrà terminato il lavoro. Può andare a quel paese. Ma tu che diavolo vuoi? Non mi sento bene, sono agitato, sono molto agitato. Dai, sta calmo. Ecco, io sono bisessuale e per molti uomini questo è molto difficile da accettare. Non è politicamente inesatto? Ma fa culo, nessuno può venirmi a dire con chi posso o non posso lavorare. Un momento, solo un secondo. Dove? Sono stanca di parlare di maniaci, parliamo di te invece. Ehi, stai bene? La mia vera passione è gli opi. Davvero? E quale sarebbe? Lavoro coi ritardati mentali. Ti sto prendendo in giro? Ok, io... Bene, allora sei quasi perfetto. Adesso va a sturarti il piffero e sei pronto. Eh? Per me è molto di più, per me è una gioia infinita. I rincoglioniti sono la cosa più bella che mi poteva capitare in questo pazzo mondo. Ehi, un picciolino come te fa tutto questo chiassino? Dove è andata a finire? Mi stai prendendo per il culo, vero? Sì, beh, adesso non mi fare la gattina tutta fusa e farei gonfiare il mio ego, capisci? Cos'è quello? È sull'orecchio. L'orecchio? Ah no, l'orecchio sinistro. Guarda cosa ha combinato questo coglione. Oh, Cristo santo! Ehi, Andy, vieni subito qui. Porta anche gli altri. Porta una macchina fotografica. Non credere ai tuoi occhi. Sa, le aree di ristoro sono luoghi di raduno per omosessuali. Le aree di ristoro sulle autostrade sono stabilimenti balneari degli anni 90 per molti, molti, molti gay. E così un giorno un mongo è uscito dalla sua gabbia. Cosa lo tengono in una gabbia?
Beh, è solo una recinzione. Lo tengono rinchiuso. Sì, esatto. È una stronzata. È quello che ho detto io. Questo è sicuramente un sì o un no, ho capito al volo. Credevo di essere già stata molto chiara. Se tutto va a monte, allora... forse... Bisogna massaggiare il collo al pollo prima di un appuntamento importante, no? Dimmi che strozzi l'anguilla prima di un appuntamento importante, dimmelo. Oh mio Dio, questo non frusta il cobra prima di un appuntamento importante? No. Allora, come stai? Ah, figo. Sto bene, sto bene. Vai, Mary, ok? Avanti, dammi una possibilità, ok? Ero un po' svitato, ma ora sto bene. Si è beccato una borsa di studio per Princeton, ma prima andrà in Europa a fare il modello. Ah sì? Ha avuto la mia stessa idea. Oddio, a proposito, devo disdire l'appuntamento con come cavolo si chiama. Come cavolo si chiama? Hai visto la mia banana? Cosa? Hai visto la mia banana? Che diavolo hai detto? Aspetta, che numero è questo? Ma sono un sacco di eccitanti per un cagnolino così piccolo. Sicuro che non finirà stecchito. Ma questo non l'ho mai detto. Cristo santo, poteva essere quasi perfetto. Quasi perfetto. Stai scherzando? Mister Buono, Bravo e Bello. Era come un Boy Scout. Ciao. Qualcuno ha delle pinze o delle tenaglie? È una cosa qualunque. Lo so, come va, amore? Perché avrei dovuto fare la spia a me stesso? Ma che ne so, è impossibile capire uno per cui corteggiare significa scorreggiare in faccia. Che gran figlio di puttana. Lo so, mi fa schifo. Già, l'hai notato, eh? Sono chiamate bustole d'amore. Erano sparite per un po', ma poi sei tornata nella mia vita, milady! Sentite, e credo che abbiamo tutti bisogno di un drink. Non voglio un drink! Come un bambino. Aveva freddo. Che dir non so. Che stai facendo? Sta baciando la mia ragazza. Ma sei appena venuto a letto con me? Ti ho scopata solo per arrivare a Mary. Non credo.
credere una sola parola di quello che ti dice. Ti fa ammazzare dalle risate, lui. Infatti sono quasi morto. Ah dai, mi stavo divertendo un po' con ragazzo. Senti, amico, ti prego, aspetta, non fare niente di avventato. Che cazzo è questo qui? Avevamo un accordo. Tu non avresti inculato me e io non avrei inculato te finché non fosse sparita questa merdina da questa cazzo di storia. Tu hai violato le regole, amico. Ehi. Adesso vuoti il sacco, ti spacco il culo. Perché sono stanco. Sbagliato. È perché ormai non hai più quella fissa in testa. Cristo, quella roba ti fotte il cervello. Stai alzando la voce con me. No. Stai alzando la voce in casa mia. No. Non mi costringere a farti assaggiare la cintura. Ma che carino che sei. No, non lo sono. Voglio che ti ubriachi sino a perdere i sensi. Così mi posso fare una bella ingroppata con Mary. Banane, banane. Stasera compreremo delle banane. Oh. E perché? Perché quando avevo la tua età mi facevo sempre una enorme banana split dopo un rapporto sessuale. Un momento, voi due dovreste baciare il mio culo peloso, lo sapete, vero? Se non fosse stato per me, l'avrebbe sposato quel coglione! Io non so... Merda! Ho dovuto cambiare nome, andare in tribunale, ho dovuto trasferirmi. Hai rubato tutte le mie scarpe! Non è la fine del mondo. Sono cose che succedono. Oh, Cristo Santissimo! Sorpresina! Aspetta, fermati! Mi hai inculato, amico! Sono un vero pericolo. Vado in giro con un'arma carica. La gente può farsi veramente male. Solo perché a te è andata male non significa che dovevi mandare all'aria anche le mie chance. Ma di che stai parlando? Si è incastrato. Cosa ti si è incastrato? Il coso. Non conoscevo un cazzo di niente. L'unica cosa che sapevo è che tu eri un ciarlatano. Tutto il resto l'ho inventato. Fare cosa? Metterla nelle mani di un maniaco violento. Oh, io sarei un maniaco? Tu chiami me un maniaco violento? Oh, sì, altro che... Il salsicciotto o i fagioli? Non lo so, pare che sia un po' di tutti e due. Salsicce e fagioli!
Io non vado da nessuna parte. Non prima di aver avuto qualcosa da te come ricordo. Devi venire qui adesso, devi vederlo. Sì, ora vado io. Un momento. No. Entra, cara. Per favore, no. Non ti preoccupare, è un igienista dentale, saprà esattamente cosa fare. Ciao, Ted. Thank you.